Ciao ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio canale YouTube, oggi nel mio tattoo studio. Come sapete, io prima di essere uno YouTuber sono un tatuatore e nel mio lavoro l'igiene è importantissima, quindi sono abituato ormai da decenni a lavare le mani con il lavaggio sociale, quindi acqua e sapone antisettico e poi utilizzare il gel igienizzante. Il gel più diffuso è la Mucina, ma ne esistono di tantissime altre marche. Ascoltatemi e guardate questo video tutto senza mandare avanti veloce perché devo dire delle cose importantissime. Allora, c'è molta speculazione. Purtroppo con questo virus, il coronavirus, che ormai da metà, poco dopo la metà di gennaio, si è diffuso, è partito dalla Cina, si è diffuso in modo globale e che ha raggiunto anche l'Italia, purtroppo è avvenuta una vera e propria psicosi. La gente è corsa ai supermercati, ha fatto man bassa di tutto ciò che trovava di generi di prima necessità, ma soprattutto di ciò che riguarda l'igiene, quindi gel igienizzanti, salviettine igienizzanti, non si trova più nulla. E questo ha provocato una di quelle cose che a me dà una rabbia assurda, quindi lo sciacallaggio. Sul web si trova ancora la Mucina, nelle farmacie è impossibile, nelle saternitarie e i supermercati ormai non si trova più, ma sul web si trova a 80, 90, 100 euro un flaconcino piccolo. Pensate quanto potrebbe costare un flacone di questo tipo. Allora ce lo creiamo noi, utilizzeremo tutti gli ingredienti necessari per creare un gel igienizzante, virucida e battericida che ci permetta di non farci fregare i soldi dal web, da chi sta approfittando di vendere un gel che costa 2-3 euro a 100 euro. Per fare questo gel è necessario avere degli ingredienti, che io ho qua con me, sono 4 ingredienti, quindi acqua denaturalizzata, quindi l'acqua praticamente del ferro da stiro, tea tree oil, aloe vera in gel, e alcol al 96%. Vanno diluiti in modo da ottenere una sostanza gelatinosa che contenga distribuiti questi ingredienti. E l'alcol è un solvente e in quanto tale riesce a modificare la struttura del virus, quindi distruggerlo e impedirgli di riprodursi annientandolo. Ed è l'ingrediente principale. Poi c'è l'aloe vera. L'aloe vera è un ottimo antibatterico ed è anch'essa un buon antivirale, ma è in gel e quindi è la sostanza che ci serve per poter creare il gel e poterlo utilizzare. Poi c'è il tea tree oil. Il tea tree oil è una sostanza che abbiamo scoperto qualche anno fa in casa, l'abbiamo comprato su internet, ma si trova anche tranquillamente nelle erboristerie, comunque nelle sanitarie, cercate in città o sul web. Il tea tree oil è un antisettico naturale potentissimo ed è un potentissimo antivirale, antibatterico, interviene sulle lesioni cutanee cicatrizzandole rapidamente e si colloca fra gli antivirali ad ampio spettro tra i più potenti e naturali che esistano. Quindi dovremmo unire questi 4 ingredienti in un modo semplicissimo. Quando io ho studiato il gel igienizzante e ho deciso di utilizzarlo nel mio studio subito dopo il lavaggio delle mani, ho letto una frase che mi ha colpito. È vero, i virus si diffondono, i batteri si diffondono, ma nulla si diffonde come la paura. E la paura di questo virus ha provocato purtroppo questa psicosi che ha ridotto i supermercati praticamente con gli scaffali vuoti, le farmacie che hanno liste d'attesa infinite per avere un poco di Mucina, e questo non va bene. Quindi vediamo come si produce. Allora, innanzitutto mettiamo il gel aloe vera, dopodiché inseriamo subito l'alcol. Questo è alcol buon gusto che io non avevo mai acquistato e ho acquistato appositamente, è al 96%, si trova di tantissime marche nei supermercati, da chi vende ingredienti per i dolci, torte eccetera, perché è quello che si utilizza per scopi alimentari. Quindi si inserisce una parte, non è necessario essere molto precisi perché dobbiamo ottenere semplicemente una consistenza gelatinosa, ma non troppo. Io utilizzerò un premilingua, voi potete utilizzare un cucchiaino, quello che volete voi, per diluirlo. Quindi diluiamo alcol e gel fino ad ottenere una consistenza simile a quella della Mucina, un po' più densa. Aggiungo un pochettino di gel. Ovviamente in casa potrete utilizzare tranquillamente un mini pimer o qualunque altro strumento che vi permetta di miscelare bene gli ingredienti
e quindi testare anche la sua densità. Ok. Dopodiché mettiamo 10 gocce di tea tree oil. Circa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anche un ottimo profumo, il tea tree oil è un profumo naturale che sa comunque di pulito. Dopodiché si aggiunge un poco di acqua. Ha già quasi la consistenza del gel igienizzante per le mani. Adesso utilizzerò un contenitore vuoto di amochina. Voi potrete utilizzare tranquillamente anche un dosatore per sapone liquido o comprare un tubetto, utilizzarne uno che avevate già in casa. Verso all'interno il gel ottenuto. Perfetto, questo è il gel igienizzante per le mani. Ovviamente se avete lesioni cutanee leggermente bruciaccherà come bruciacchia anche questo gel che è anch'esso liquido come vedete, questo è comprato in farmacia. Si strofina, dovrebbe evaporare tutto l'alcol che abbiamo sulle mani e le mani rimarranno perfettamente igienizzate con una spesa ridicola perché l'alcol costa tra 10 e 15 euro, l'aloe vera purtroppo costa attorno ai 12-13 euro un tubetto, il tea tree oil costa pure una decina di euro. In questo modo con pochissimo otteniamo lo stesso risultato e riusciamo a garantire l'igiene per le nostre mani, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che il gel igienizzante per le mani per combattere i virus è effettivamente efficace. Io lo utilizzo nel mio studio perché ho studiato bene quello che stavo utilizzando. Nel caso della contaminazione dei virus, per quanto riguarda la nostra protezione, questo prodotto che otteniamo sotto forma di gel, poi ovviamente va eventualmente addensato leggermente a nostro piacimento, ma il suo funzionamento non viene alterato eventualmente dall'errore dell'unione degli ingredienti. Può variare leggermente l'aroma, può variare leggermente la consistenza, ma comunque abbiamo tre ingredienti, tutti e tre antivirali, tutti e tre prodotti antibatterici che ci garantiscono l'igiene nelle mani. Abbiamo il tea tree oil che è meraviglioso, documentatevi perché ha delle proprietà incredibili, che è anche cicatrizzante. Quindi, se abbiamo delle ferite, assieme all'aloe vera ci aiutano a cicatrizzare e quindi a proteggerci ulteriormente da eventuali contaminazioni. Mi auguro quindi di esservi stato utile, ragazzi, con questo video e aver aiutato chi sta cercando disperatamente un gel igienizzante, che sia Mukino o che sia qualunque altra marca, però non è riuscito a trovarlo perché ormai non è più reperibile da nessuna parte. E allora ragazzi, io ho finito con la produzione di questo gel igienizzante. Come avete visto è stato rapidissimo, è bastato semplicemente unire questi tre ingredienti con proprietà virucide e battericida. Anzi, gli altri prodotti non hanno il tea tree oil e non hanno il gel che ho messo io nel mio. Ho fatto una ricerca prima di fare questo video, ho approfondito quello che già sapevo e vi posso assicurare che sono prodotti che hanno proprietà virucide perché scompongono la struttura e che hanno un effetto protettivo nei confronti appunto di virus e batteri. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video, sperando di essere stato utile. Vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un video, sicuramente rivolto ad un altro settore perché io sono un tatuatore, ma la passione del fai da te, i miei video sono quasi tutti sul fai da te, questo era fai da te e quindi è giusto che lo abbia condiviso per aiutare chi voleva realizzare una cosa del genere. Detto questo, quindi vi saluto e vi do appuntamento a tutti gli altri video che caricherò in futuro. Ciao da Riccardo e a presto!